Un saluto a Joelle, benvenuta su Music Fan, ciao! Ciao, grazie mille, che bello stare qua, bello parlare. Parliamo un po' insieme adesso. Soprattutto parliamo di musica, anche perché comunque abbiamo avuto modo di conoscerti in questa fase del percorso e soprattutto quello che abbiamo notato è comunque un'evoluzione, una fase che ti ha portato comunque ad essere molto più consapevole. Tu come la stai vivendo? La sto vivendo in un modo molto appunto di positivo, quindi di crescita, anche se magari non è il percorso che mi sarebbe piaciuto, cioè del tutto magari fare, perché mi sarebbe piaciuto poter mostrare magari certi aspetti di me alla quale tenevo di più, quindi magari avrei fatto, come abbiamo anche parlato, io e il mio stesso giudice, ripensando scelte diverse sui brani, quindi anche lui stesso mi ha detto che magari mi avrebbe ascoltato di più su quello che volevo fare, però sono arrivata qua, quindi sono contenta. Di sicuro è stata una crescita perché mi ha aiutato a avere più consapevolezza, mi ha aiutato anche a capire che cosa realmente voglio fare e che cosa no, intendo a livello musicale. Quindi sono contenta soprattutto perché non me l'aspettavo da me, però sto gestendo bene magari le critiche, perché sto cercando di prendere sempre il lato positivo e mai quello negativo, e quindi mi sto accorgendo di avere un po' cioè, delle spalle forti e è quello che serve comunque in tutto quanto, quindi sono anche contenta di questo. Ma oggi quale voto daresti alla tua esperienza X Factor? Ah! Oggi, allora, guardando sia il lato positivo che anche quello negativo, l'esperienza in totale gli darei un bel 8,5. 8,5 perché appunto mi è dispiaciuto magari arrivati a questo punto non essere riuscita a portare nel palco quello che volevo realmente fare, quindi magari mi ha aiutato tantissimo a crescere comunque quello che ho fatto, però magari mostrando la parte vera di me magari sarebbe vista più quello che volevo realmente fare. E anche magari più consapevolezza, già a prescindere dal brano che si sceglie, perché il brano vuol dire tantissimo. Però io ho cercato di prendere tutto come una sfida, perché comunque qualsiasi cosa serve per crescere, anche se appunto mi è dispiaciuto non poter far vedere questa cosa, ma di sicuro so che fuori ci sarà un sacco di tempo, perché è quello che voglio fare. Certo, ma oggi qual è l'aspetto del tuo approccio musicale che più ti rende orgogliosa? In che senso? Spiegami meglio. Giusto per capire, quello che quando ti guardi allo specchio dici sì, questo mi piace, questa sono io. Quando dici questa sono io? Ok, quando mi sento appunto libera in quello che canto, in quello che scrivo, quando riesco a metterci sempre la mia anima, diciamo, quindi una parte di me stessa, e soprattutto quando ascolto me e quindi non ascoltando magari altri, cerco e vado diretta in quello che voglio fare, è quello che mi rende contenta, perché certe volte anche dai propri errori è bello imparare e quindi impariamo da essi per migliorarci. E niente, la musica di per sé mi fa sempre sorridere, la musica che è presente nella mia vita, quindi scrivere, comporre e poter esprimere se stessi è quello che quando mi guardo allo specchio dico: cavolo, è quello che voglio veramente fare nella mia vita. Certo, ma in particolare devo dire la verità, io ho trovato che nell'inedito tu hai fatto quello step in più, quel passo in più. Come ti senti per te cosa rappresenta questo brano? Allora, innanzitutto volevo ringraziare Ginevra e tutti quelli che hanno lavorato a questo brano, perché comunque io sono una cantautrice, però non l'ho scritto io questo brano, però mi sono già messa in contatto anche con Ginevra perché mi piacerebbe conoscerla di persona per magari fare anche delle session di scrittura con lei, perché è una cosa bellissima. Questo brano a livello di scrittura, quando l'ho letto, veramente ho detto sembra scritto da me e non per me. E questa è una cosa stranissima perché sarebbero magari delle stesse parole che utilizzerei io, quindi lo stesso mood, quello che mi piacerebbe e quello che faccio quando scrivo, quindi metterci il cuore. Questo inedito rappresenta un inizio. Magari, come ho sempre detto, avrei cambiato di più la sonorità del brano di per sé. Più, la scrittura è perfetta, magari la sonorità perché a me piace cioè io quello che vorrei fare è un pop elettronico, o possiamo dire indie pop elettronico, quindi avrei utilizzato magari dei suoni diversi, ma di sicuro avrò modo di utilizzarli e portarli nella mia musica.
Quindi io sono orgogliosa di questo inedito perché appunto essendo il primo inedito, già che dalla parte della scrittura ti senti a tuo agio vuol dire tantissimo perché comunque non è da tutti avere un inedito scritto da un'altra persona e dire lo sento così tanto mio che mi è arrivato dritto al cuore, capito? Certo, Questo. certo. Ma tra l'altro appunto nell'esibizione diciamo che hai migliorato anche la presenza scenica, che forse era un po' più il tuo tallone d'Achille. Allora, dipende sempre da, secondo me, i brani, appunto, perché mi sono sempre messa in gioco, quindi magari erano, durante i primi live brani che ho voluto fare, ma non sentivo tanto miei. Ho cercato sempre di metterci il mio, perché è fondamentale, anche se un brano non lo senti tuo, di metterci del tuo, perché sennò non lo riesci a, diciamo, portare a casa o comunque essere orgogliosa di quello che vuoi andare a fare, che è la cosa più importante, salire nel palco e essere contenti di andare a cantare. Perché è quello che vogliamo tutti noi fare qua dentro e anche i ragazzi che sono fuori, appunto. E quindi magari nell'inedito mi sono sentita più a mio agio, perché era una cosa più affine a me, come ho detto, a livello di scrittura, a livello di quello che sentivo dentro, e sono riuscita a lasciarmi trasportare di più. Se magari durante i primi live avessi fatto delle canzoni più affini a me, si sarebbe visto prima, però appunto tutto serve per arrivare a una cosa costruttiva, quindi sono anche contenta perché comunque il palco di X Factor è un palco gigantesco, è un palco che è bellissimo, ma allo stesso tempo può mettere anche paura, e perché anche se dici che non c'è, in realtà c'è un po' di paura e niente, però il bello secondo me è appunto che alla fine non è che c'è stata una presenza scenica di più, sono riuscita a dare di più con l'anima, perché la presenza scenica non vuol dire soltanto appunto muovere, vuol dire tantissimo muoversi, coinvolgere, ma quello che volevo fare con quella canzone che sentivo con il mio inedito, che sentivo tanto affine a me appunto in quel momento, e lo sento affine a me, era proprio trasmetterlo con la voce. E Sì, quindi sono contenta, sia arrivato. io credo che sia proprio arrivato anche proprio la tua volontà e anche quelle che sono le tue sensazioni. Erano arrivate anche prima, però appunto cantando forse e interpretando il brano in una maniera ancora più forte, ancora più intensa, ancora più sentita. Però questa è la mia idea. Esatto. No, sì, sono d'accordo perché era appunto, cioè, forse per la prima volta una cosa che sentivo proprio anche, cioè, proprio prettamente a livello di scrittura, a livello di quello che mi piace forte, quindi l'ho sentito tanto di più anch'io, quindi sono contenta. Senti, ma se dovessimo incontrarci nuovamente, per esempio, fra un anno, quale traguardo vorresti aver ricevuto, dove avresti aver raggiunto? Bella domanda. Ok. Quale traguardo? Di sicuro continuare a lavorare nella musica, cosa che non lascerò, quindi sono sicura di questa cosa, però pubblicare il mio primo album e magari quello che mi piacerebbe tantissimo è già fare delle date e quindi dei miei piccoli concerti, aprire delle serate, però prettamente dei concerti. Perché la cosa più bella è quando mi sono esibita anche all'Apollo, perché abbiamo fatto una serata all'Apollo, spoiler, non posso dirlo, lo vedrete nei daily, però. E, cioè, a me piace tantissimo il contatto con le persone. Cioè, io mi sono buttata anche in mezzo alle persone proprio perché è una cosa che magari il palco di X Factor sei lì e non puoi stare veramente tanto, cioè, a contatto diretto. E quello che rende tutto più bello sono proprio i live, mi era mancato un sacco e quindi quello che mi auguro è appunto lavorare, fare un album, buttare fuori singoli e fare concerti. Molto bene, senti, io non posso che ringraziarti, ti auguro buona musica, Grazie. bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Un bacio.